Una nuova biblioteca nel centro dell'Aquila, aperta a tutti, è la biblioteca del Consiglio regionale dell'Abruzzo. Nata per rispondere alle esigenze dell'Assemblea legislativa, oggi si apre all'esterno e alla città capoluogo di regione. Entrare in questo nuovo spazio è un tuffo nel passato. Tra le polveri della storia del seicentesco convento dei Cappuccini, l'utente scorgerà un soffitto rivolto a botte. I locali sono stati rinvenuti durante gli scavi eseguiti per il restauro del Consiglio regionale ed hanno portato alla luce una porzione dell'antico pozzo del convento, oggi visibile proprio all'interno della biblioteca. Una sede che è già un libro di storia. Qui gli utenti potranno fruire di 20 postazioni di lettura, studio e consultazione, con la possibilità di utilizzare dei computer per effettuare le ricerche bibliografiche. Gestita dal personale dell'ufficio stampa e comunicazione, la fruizione è libera negli orari di apertura del Consiglio regionale. I volumi possono essere consultati in sede e tra poco sarà possibile effettuare anche il prestito interbibliotecario. Nei 9.000 libri a disposizione troverete materie specialistiche, alcune curiosità e volumi antichi. Dalle sezioni giuridiche alle letterarie, per passare all'arte e alle scienze, si giunge a quella dedicata all'abruzzesistica, vero fiore all'occhiello della biblioteca. Una biblioteca che vive e si aggiorna in maniera costante, incrementando la sua sezione letteraria con una particolare attenzione ai maggiori autori abruzzesi, D'Annunzio, Silone, Flaiano e Croce. Nella nuova biblioteca del Consiglio regionale troverete la quasi totalità delle loro opere. Non resta che visitarla.